Bentornati al secondo appuntamento con questo salottino teatrale oltre il proscenio. Siamo sempre di nuovo all'Osteria del Teatro di Porto San Giorgio. Questa volta abbiamo ospiti che abbiamo visto la scorsa volta e anche insomma, nuove entrate. Abbiamo Cesare Catà, Elisa Gelosi, Gaia De Lisanti e eccezionalmente anche Piero Massimo Macchini. Ok, partiamo da te, Piero Massimo. Allora, reduce dello spettacolo Scherziamo che si è tenuto il 1° di aprile a Capodarco, al Teatro Nuovo, Nuovo Era Teatro. un'anteprima, Anteprima, ecco, perché spieghiamo sì, perché il un'anteprima. debutto sarà il 24 aprile al Teatro di Monteurano, però ho fatto un'anteprima proprio per testare lo spettacolo, perché lo spettacolo comico sulla carta ha una verità, ma poi nel live Cambia. cambia, esatto, e quindi a volte un tempo comico, una battuta, una mossa può insomma migliorare oppure insomma l'esatto contrario, che adesso non mi viene la parola. un pezzo, insomma. Ok, il titolo è Scherziamo. Sì, chi nasce per gioco non può che vivere in allegria. È uno spettacolo scritto da me, Domenico Lannutti, Daniele Giacchetta, e per la regia di Max Giusti. È uno spettacolo a cui ci tengo molto perché è un po' l'evoluzione del mio vecchio spettacolo Complesso di Edipo in Tour, dove insomma lì parlavo della mia vita nella provincia insomma marchigiana e prendevo di mira un po' il marchigiano in generale, me stesso e la mia condizione insomma di bamboccione con mamma. In questo invece spettacolo, Scherziamo, io realizzo la mia vera natura, capisco per quale motivo a me piacciono fare gli scherzi, divertirmi, quindi c'è una sorta di sindrome di Peter Pan, insomma, che mamma dice che oltre a mangiarsi tutte le olive alla scolana, si sta mangiando anche tutta la pensione sua. E quindi racconto un po' perché io sono nato e faccio questo nella vita e mi piace scherzare. Dopodiché arrivo a un certo punto dello spettacolo nel quale mamma mi dice guarda che non mi dà più la pensione, non mi paga più lo psicologo e quindi sono costretto insomma a trovare una soluzione e da lì lo sviluppo è che conosco una ragazza, questa ragazza fa la psicologa e quindi racconto il mio rapporto con questa ragazza che fa la psicologa. Questo diciamo è il tema in generale. Fino ad arrivare a un concetto più ampio, lo dico, dove è il libero arbitrio, dove insomma ragiono sul fatto che nasciamo un po' tutti per gioco, no? Fondamentalmente, Esatto. perché la vita è un po' uno scherzo della natura, insomma, perché dico c'è chi è figlio di una notte di sesso fugace, c'è chi è figlio insomma, di un preservativo rotto, c'è chi è figlio di una scelta consapevole, c'è pure chi è figlio, insomma, abbiamo capito che tipo di figlio è. Però comunque sia, la vita è un regalo, quindi in un certo senso nasciamo per scherzo, quindi se nasci per scherzo insomma non puoi che vivere in allegria. E la cosa che mi piace dire è che è un po' anche uno sviluppo mio personale, una ricerca insomma di questo clown comico dove lavoro molto con la comicità di battute e di situazione, ma è anche uno spettacolo molto visivo, tecnico, dove posso mettere insomma dei numeri di magia comica e anche di mimo. Esatto, tu infatti hai rappresentato alcuni scherzi, alcune insomma performance artistiche, chiamiamole così. Qual è tipo il numero che ti è piaciuto di più rappresentare? Beh, in questo spettacolo faccio la produzione delle olive alla scolana, no? Dico che voglio provare, cioè io tutti mi dicono che io ho una faccia per entrare nel mondo dello spettacolo, non so se hai capito che tipo di faccia intendo. E dico che ho avuto questa idea geniale, il pezzo si intitola Il marchigiano che ha fame e quindi faccio questa storia di questo marchigiano che si sveglia di notte e dice ma posso mangiare un'oliva alla scolana. E poi dopo tecnicamente si vede che faccio una produzione di palline magico, insomma adesso non so come spiegarlo meglio. E quindi racconto poi, in realtà il pubblico lì come tu hai visto non capisce quello che No. faccio, infatti il gioco comico è proprio su non farglielo capire e poi dargli una spiegazione che sia quasi seria, ma in realtà insomma non è, ecco. E poi il secondo numero, quello che faccio con la palla zombie, che è una palla insomma magica, la chiamiamo così, dove recito l'Amleto di Shakespeare. E quello mi piace molto perché la mia ragazza, quando andiamo a convivere, mi dice: ma scusa, ma sei sicuro che tu insomma vuoi entrare nel mondo dello spettacolo? Fai sti spettacolini? Io gli dico: ma che hai parlato con mamma? Perché ti metti lì Esatto.
quel diminutivo denigratorio, insomma. E a quel punto, per fargli vedere che io invece sono un attore con la A maiuscola, perché comunque avevo fatto anche nello spettacolo precedente il provino dell'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, dove alla prova di recitazione tutti portavano Shakespeare, Oscar Wilde, io portai Rambo, e allora per fargli capire che sono un attore invece, insomma, con gli attributi, ho fatto questo pezzo dove recito l'Amleto di Shakespeare. E poi Cesare era presente, ho anche spiegato un po' chi era Cesare, chi era Shakespeare, no? chi era Shakespeare a modo mio, e quindi ecco, insomma, questo è quanto. Ecco, non mi è facile parlare dello spettacolo perché vado sempre più verso una direzione visiva, quindi anche qua quando l'ho scritto ragionavo sempre per immagini, non per battute. È un po' un percorso che sto facendo, e quindi, come tutte le cose, sto in una fase di ricerca. E per quanto poi possa essere un teatro popolare, però la mia è una ricerca molto profonda, lavoro molto sul discorso della maschera individuale comica, e quindi è un concetto molto ampio, aperto, nel senso che quando salgo su un palco la gente mi guarda e devo cercare di essere quello che sono, un po' portato all'eccesso, e quindi non trasformarmi troppo, ma essere me stesso. È sempre un lavoro come un funambolo, un bilico. Da una parte c'è la tua vita e da un'altra parte invece c'è l'esperienza teatrale, e quindi se riesci a stare su questo filo, poi la gente lo apprezza, insomma, vede la tua verità in un certo senso. E ok, quindi quella del primo di aprile è stata l'anteprima, come dicevi te poco fa. Pensi di cambiare qualcosa tra, insomma, il primo di aprile, che insomma è scorso, al 24 di aprile, dove ci sarà la prima? Sì, perché mi sono reso conto che alcune cose, la prima parte era un po' lunga su determinati argomenti, quindi alcuni pezzi dei testi li ho già tagliati, però poi non si accorcerà lo spettacolo perché ho aggiunto altre pantomime. Quindi c'è la prima fase dove io faccio vedere sta valigia magica dove ci tengo tutti i miei scherzi, e racconto a un certo punto anche con uno del pubblico, gli dico: guarda, se vuoi puoi venire a casa mia tu da solo, io ti ci faccio giocare, non porta nessun amichetto, perché insomma se lo dico a te è giusto, però è proprio lì divento un bambino, e quindi a un certo punto dico: ma ve l'ho fatto mai vedere come faccio il bambino che inizia a camminare? E lì io ho una pantomima, descrivo sto bambino che inizia a camminare, e poi c'è una serie di battute sui bambini, nel senso che i bambini sono belli, peccato insomma che crescono e che tocca pagarli per certo senso. E subentra la mamma, esatto, forse. Esatto. E niente, ecco questo. Insomma. Ok, te parlavi prima dei grandi autori, no? Oscar Wilde, Shakespeare, sì. Di Leopardi? Cosa diciamo? Di Leopardi, guarda, io poi mi... con Cesare mi ci confronto spesso su questa cosa, cioè io con Leopardi ho un rapporto strano, io penso proprio di sentirlo dentro, cioè da quanti anni è morto ormai, da tantissimo, insomma, tutte le opere che ha lasciato, però io quando lo faccio in imitazione, no, insomma, su MarketTube, sugli sketch lo faccio Leopardi, e cioè io proprio lo sento che lui era così fondamentalmente. Adesso chiaramente non ho una verità, però è una sensazione fisica, non è una sensazione mentale, e quindi cioè, Leopardi è un mito, non c'è niente da fare. Secondo me stiamo lavorando bene, perché poi sento comunque in Italia, in giro, che Leopardi sta ritornando in auge, va bene adesso che uscirà il film, Il giovane favoloso, tutto quanto, però cioè, anche la sua poetica, anche quello che ha scritto, forse siamo arrivati, non lo so, forse dico una cavolata, in un momento in cui siamo maturi per capirlo, probabilmente, forse è passato questa storia del fatto del pessimismo, insomma, della tristezza, eccetera, eccetera, invece c'è l'altra faccia della medaglia che è molto forte. E in un certo senso, anche grazie a MarketTube, mi sento un po' di essere stato uno di quelli che l'ha rivalutato. Un promotore, insomma. In un certo senso. Sì, da un altro punto di vista, sicuramente non quello culturale delle cose che ha scritto, però proprio da un punto di vista di vita, poi fondamentalmente è quello che mi interessa. Immaginarlo che poi gira in giro per Recanati e che dà fastidio alle donne.
Quindi insomma un'immagine molto moderna, svecchiata, sì, di quello, sì, che magari uno può pensare di questo personaggio. D'accordo, ma te dicevi vicinanza a livello fisico più che mentale, quindi non ti chiedo se sei un pessimista di livello cosmico, ma non so... Beh, io scherziamo, dico delle cose molto importanti su di me e poi le devo dire con un sorriso in bocca, perché se le dicessi in maniera invece seria farei vedere un lato tragico della mia vita. Uh-huh. E quindi in un certo senso un po' una sorta di, insomma, di karma per me questo, no? Come per dire, salgo su un palco e posso raccontare la mia vita. Perché comunque io racconto che sono l'ultimo di 7 figli, il mio primo fratello è morto, quindi dopo 3 anni sono nato io, babbo ha messo incinta a mamma, mamma gli ha detto ma adorno, sono incinta, e vedi, ti ho fatto scherzo, e per scherzo sono nato io, insomma, perché se non fosse morto mio fratello io non sarei nato, quindi cioè alla fin fine nella vita che potevo fare questo. Ecco, un argomento del genere, chiaramente si detto con dei toni differenti, potrebbe essere molto tragico mentalmente. Però io invece sono riuscito a trovargli il lato comico della cosa e voglio portare quello fondamentalmente. Ok. No, difatti ieri durante la rassegna di Primavera con Shakespeare si parlava del comico verso il grottesco, il comico che in realtà, diciamo, ha questa funzione catartica attraverso il riso che può liberare l'uomo, quindi uno permettendo la risata permette anche di alleggerire un po' l'animo e quindi esternare anche le cose più tragiche in un modo un po' più delicato. Sì, 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 sono assolutamente d'accordo su questa cosa. E come tutti, insomma, abbiamo una parte drammatica e una parte comica. Uno sceglie su quale corde vuole poi fondamentalmente lavorare di più, no? È più interessato a lavorare su quale corde. Per me, poi io con Cesare feci anche questa esperienza dove facevamo il Riccardo II, per me fu un'esperienza drammatica proprio, ma non drammatica perché fu brutta la situazione, anzi è bellissima, solo che io dopo tanti anni che lavoro nella comicità, trovarmi di fronte a un pubblico che era insomma invece più portato per un discorso, no, più serio, è stato per me un'esperienza fortissima, che però mi ha fatto bene perché mi ha fatto capire tante cose. E però ecco, io ormai ho scelto questa cosa, nel frattempo sto facendo anche altri lavori più seri, ad esempio ho prodotto uno spettacolo di pantomima e musica che si intitola Fuori Porta, uno spettacolo sì, diciamo comico, però non sullo stile di Scherziamo, per intenderci, insomma, non un teatro comico dove comunque la risata arriva almeno una volta ogni 50 secondi per farti capire, sì. No? Poi tecnicamente funziona così, no? Sì. Lo senti il pubblico quando ride, insomma, e gli dai una tempistica comica. E quindi insomma sempre un po' un discorso di ricerca, è un po' come la mia, insomma, la mia doppia parte, una parte c'è Piero che è quello che scherza, una parte c'è Massimo che invece è quello che è serio, che vorrebbe diventare, ne so, un professore oppure un politico serio, invece no, c'è Piero che invece niente. Prende insomma il dominio della, sì, personalità intera. Sì. Va bene, sappiamo che sei impegnato, quindi ti lasciamo. Cos'è che stai preparando? No, devo finire a scrivere il testo dello spettacolo perché è il 24 aprile. Devo mandare l'ultima stesura sia a Domenico che sta a Bologna che a Daniele che sta invece a Roma e rivedere insomma gli ultimi testi per poi iniziarlo a provare anche insomma tecnicamente proprio perfetto. Quindi un'ultima stesura e dopodiché inizio a memorizzare per bene, che già un po' so, però sai, ogni parola detta al momento giusto è più efficace, esatto, di un'improvvisazione, perché poi è interessante questo, perché una volta che io lo so bene, allora lì posso improvvisare ancora meglio, perché so dove lasciare e dove andare a riprendere fondamentalmente. Soprattutto sul discorso quando scrivi una cosa tua, personale, sì. Quindi ci devi stare con la testa. Va bene, allora in bocca al lupo poi per questa prima del 24 aprile, scherziamo, dov'è poi? Teatro di Monturano. Ok, quindi insomma, andateci. Va bene, grazie per essere stato con noi, Piero Massimo Macchini. Grazie della compagnia. Al proscenio. Allora, con Piero Massimo Macchini abbiamo parlato di Scherziamo, che ovviamente è uno spettacolo che
prende spunto da Fermo, questa provincialità locale che ci contraddistingue noi marchigiani in modo particolare. E passiamo a Shakespeare. Fermo potrebbe trovare in paragone con Windsor, perché anche Windsor è un luogo provinciale della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. Ho detto un'eresia? No, hai detto una cosa molto bella, perché Fermo come Windsor sono due luoghi fantastici, provinciali, sono due mondi chiusi, direbbe Guareschi, nei quali si possono ritrovare delle tipologie di vita peculiari, interessantissime e anche molto feconde per la letteratura. Così fa Shakespeare quando orchestra Le allegri comari di Windsor, che è la sua commedia più provinciale, anche la più allegra, come dice la parola stessa, e anche quella che forse meglio testimonia lo stile di vita British, cioè lo stile dei piccoli centri, una cosa preziosa che in effetti nella nostra marca siamo fieri di aver preservato. Certo. E, d'accordo, parliamo con le attrici che hanno appunto recitato giusto ieri a questo fantastico spettacolo, che poi si è diviso in due opere più diversi sonetti, tra cui appunto le opere Il racconto d'inverno e Le allegri comari di Windsor. Abbiamo qui Madonna Page e Madonna Ford, quindi sì, Gaia buonasera. Degli Santi e Elisa Gelosi, buonasera. Buonasera. Allora, come vi siete trovati nell'interpretare questi ruoli femminili che sono comunque più sagaci dell'uomo protagonista di quest'opera? Parto io? Sì, sì. Ok. Lascio la parola. Allora, a me è piaciuto tantissimo appunto per il fatto che sono dei ruoli femminili di eroine non sottomesse, come avviene in altre opere teatrali, bensì sono le protagoniste e alla fine, come diceva giustamente Cesare, hanno una rivalsa sul maschio di turno, mm-hmm. che in questo caso viene descritto come un uomo particolarmente, non dico flaccido, ma quasi se vogliamo, è un uomo che si crede molto bello, affascinante, si crede di essere il dono di Dio alle donne, ma che in realtà è miserrimo nei suoi comportamenti, nelle sue conclusioni. E fare questi personaggi è stato molto, per me molto gratificante, perché rispecchia un po' quello che è effettivamente la donna moderna, una donna che non è più, adesso faccio il discorso femminista, parto col discorso femminista, però oggettivamente è un'opera molto moderna che rispecchia quella che è la concezione femminile attuale e non quella dell'epoca. Certo. E quindi mi sono divertita molto nel farlo. Adesso di tu, Elisa. Grazie, no, Gaia ha detto tutto, diciamo, no, anch'io, per me è stato un onore, e quindi mettermi sempre in gioco poi ad ogni opera, no, vabbè, poi grazie a Cesare perché ci ha dato organizzato insomma il tutto opportunità. E nulla, ha detto tutto Gaia perfettamente, non aggiungerei dire di altro. Meno, devo dire di meno. Non aggiungerei altro. E sì, no, è stato molto interessante, sarebbe da riproporlo più spesso. Una sì, cosa, perché è un'opera poco conosciuta, sì, poi in fondo. Non tanto, è perché poi vabbè, Shakespeare secondo me è infinito, e quindi ha un'infinità di cose da, insomma, da conoscere, mm-hmm. quindi sarebbe da, insomma, un artista da approfondire, sì, anche. Sì. Te Gaia dicevi l'uomo, insomma, Falstaff, abbastanza molliccio, comunque insomma pare che sia chissà cosa, poi in realtà diciamo in termini un po' più bassi, un po' sfigato, perché insomma con le donne non riesce a concludere nulla, anzi viene poi ingannato, quindi attraverso una serie di peripezie quasi tragiche, quasi. E poi si crede furbo e invece furbo non è. Esatto. Viene poi dopo ovviamente preso in giro nel bosco con la scena dei folletti e le fatine. Questo momento di inganno cosa potrebbe svelare all'interno del discorso commedia di Shakespeare? Ma anzitutto è una scena che richiama direttamente, sia per noi lettori sia per uno spettatore dell'epoca, un altro dramma di Shakespeare, che è A Midsummer Night Dream, il sogno della notte di mezz'estate, mm-hmm. nel quale appunto siamo chiamati a confonderci tra realtà e fantasia. E così Falstaff si confonde tra realtà e fantasia avendo un'opinione troppo alta di sé, quando lui invece è un uomo che quasi non è tale, perché è quasi una bestia. Uh-huh. Quindi in un certo qual senso è come se la fantasia portasse Falstaff a desiderare più di quanto può pretendere di ottenere. E in questo senso Shakespeare è molto bravo a punire l'orgoglio dell'essere umano. E quindi quella fantasia, quella fantasticheria del maschio viene punita e gabbata giustamente in maniera quasi catartica per tutti noi, come a dirci non siate troppo orgogliosi perché vi credete sempre più di quanto potete essere. Ed è lì che interviene l'astuzia e l'arguzia femminile, cioè l'intelligenza, la sapienza della donna
a mostrare all'uomo quanto egli sia piccolo in realtà rispetto all'immensità dell'universo. E il grande significato filosofico che sta sotto quella che pure è una commedia di Shakespeare è proprio questo, cioè la meschinità, la piccolezza del maschio vanaglorioso rispetto a un universo che comunque lo trascende. Sì, questa vanagloria che poi permane, cioè, diciamo, appare nel personaggio di Falstaff e quindi anche nell'opera intera. Riprende chiaramente dei canoni della tragedia greca, ovviamente il peccare di Ubris che porta poi al decadimento personale di colui insomma che ne soffre, mettiamola così. Come mai pensi che Shakespeare abbia ripreso questo aspetto? Cioè che l'abbia praticamente adottato, nonostante sia una commedia, quindi diciamo l'antitragedia in questo caso, perché insomma abbia inserito questo elemento forse per prendersi gioco del personaggio di Falstaff, oppure una critica più sociale mirata al tempo in cui viveva? Anche, tutte queste cose. Ma di più, cioè Falstaff anzitutto è un personaggio che nasce non per caso, Shakespeare l'aveva già mostrato in qualche scena dell'Enrico IV, e probabilmente Elisabetta la Vergine se ne era interessata, la regina aveva chiesto a Shakespeare: scrivici qualcosa di divertente su questo personaggio che ha così grandi potenzialità. E lui, il grande drammaturgo, lo fece e inventò l'Allegrico Mare di Windsor. Ma in realtà se ci mostra questo personaggio che cade in disgrazia e diventa così comico ai nostri occhi, è sì da un lato per ridimensionare la vanagloria della classe militare dell'epoca, indubbiamente, ma c'è anche un significato più profondo. Cioè, così come nella tragedia greca l'eroe pecca di ibris, e in un certo qual senso molti eroi shakespeariani tentano di elevarsi al di sopra di loro stessi, ed è l'ambito della tragedia, nella commedia, per ridere, dobbiamo cadere invece al di sotto delle dimensioni dell'umano. Ma sono due aspetti della stessa medaglia, cioè la ibris malinconica dell'eroe tragico corrisponde all'allegrezza divertente dell'eroe della commedia. Proprio perché quando l'uomo si eleva cade nella tragedia, quando si abbassa ai gradi infimi dell'essere diventa commedia, ma in ogni caso sono due aspetti della medesima questione. L'uomo che non riesce a mantenere la mesotes, cioè la medietà che lo rende uomo, ed è forse lo sforzo più difficile della nostra vita che Shakespeare racconta. Ok, Elisa, te vabbè, chiaramente da attrice, quindi domanda professionale, gli attori per interpretare appunto questo equilibrio che c'è tra allegrezza, allegria e melanconia, si trovano spesso a provare l'esatto opposto di quell'opera che devono andare a presentare poi sul palco. Per questa allegrezza tu hai dovuto provare, non so, qualche opera più melanconica, non so, l'Amleto? Allora, sicuramente bisogna un attimino studiare il pezzo in base poi, quindi studiarlo addirittura facendo proprio la parafrasi letterale, quindi proprio nel profondo e poi sommare, diciamo, fare tutte le cose insieme, quindi dalla dizione al senso, insomma, perché comunque ogni pezzo di Shakespeare è infinito, quindi veramente ci abbiamo messo abbastanza per renderlo insomma più vero possibile, diciamo. Ecco, essendo infinito Shakespeare come autore, come si trova l'attore moderno a dover leggere o comunque interpretare i suoi personaggi, le sue storie, le trame? Sicuramente è un attimino un po' in difficoltà, noi siamo state coraggiose a studiarlo e abbiamo, insomma, ci siamo messi con la forza, e, insomma, doveva venire perfetto. Quindi, no, io ho avuto l'onore di vedere, di assistere a questo spettacolo. Cioè, noi abbiamo cercato di fare quindi... il possibile, però. Grazie. No, non lo dico perché vi sto facendo pubblicità, ma da spettatrice, insomma, sono riuscita a carpire qualsiasi emozione, anche perché diciamo che oltre a queste due opere comiche, insomma, commedie, avete anche portato dei sonetti molto più seri, molto più profondi, che avevano a che fare con l'amore, con anche la solitudine, soprattutto il sonetto o la poesia di Silvia Plath, quella finale. Quindi, insomma, siete riuscite veramente a dare una carica al pubblico che ha, insomma, potuto carpire con mano, toccare con mano queste emozioni. Quello ci fa piacere, sì. Insomma, quello ci fa molto piacere. Io su quello ringrazio sempre sia Cesare sia soprattutto Gaia, che è la mia insegnante, quindi insomma per me è una, diciamo, un'impronta fondamentale. Quindi, no. Gaia, te ti sei trovata in un momento nel racconto d'inverno, un momento di passione, insomma, di emotività massima, si vedeva quasi che recitasse a memoria, cioè talmente tanta era la foga anche di rappresentare il personaggio, le battute. Com'è stato? Cioè, anche qui le difficoltà per un attore di entrare proprio nel vivo e sentirsi parte integrante del testo?
Allora, per quanto riguarda l'arte della recitazione, se vogliamo, esistono diverse scuole che parlano, che trattano il tema del sentimento che si deve provare nel momento in cui si recita. Tra queste non si può non nominare il metodo Stanislavski, da cui hanno preso poi le mosse quelli dell'Actor Studio. Quindi a livello recitativo si assomigliano molto questi due metodi. Io li insegno entrambi nella scuola che ho e faccio sempre capo a questi due capisaldi, cercando però di smussare un po' quelli che sono gli angoli di questi due metodi, perché sono tutti e due molto sono assoluti come metodi, quindi si cerca sempre di recitare provando internamente le stesse emozioni che si vogliono riproporre, ma questo è deleterio al fisico, sia fisicamente che psicologicamente, perché se io ogni volta che recito una parte drammatica devo piangere, se ogni volta piangessi realmente pensando a una cosa triste che mi ha fatto piangere in passato, si riconduce a questo il metodo in realtà, sarei distrutta alla fine. Quindi la capacità sta nel rendere possibile il sentimento pur non provandolo in quel momento. Io avevo molta foga in quel momento, ma era più una foga agonistica, se vogliamo, diciamo così, una foga agonistica data un po' dal nervoso, più dal nervoso che dalla vera rabbia che tendenzialmente il personaggio di Paolina poteva provare in quel momento. Certo. A cosa di particolarmente nervoso stavi pensando, se posso chiedere? Stavo pensando effettivamente già dalle prime battute che ho detto, quindi è stato un climax in realtà, non ho iniziato subito a palla di fuoco come si dice, ma ho iniziato più lentamente fino a salire, ho fatto quella che viene chiamata una specie di curva di Gauss in economia e ho pensato in realtà quando litigo con mia madre, perché l'intonazione è quella non così aggressiva, quindi l'ho accentuata, però ho pensato a quando litigo con mia madre, tanto è vero che spesso e volentieri mia madre dice Gaia non recitare con me, perché si accorge che magari sto dicendo delle cose che effettivamente non penso, e dice non recitare, non ci provare nemmeno. Sì, no, che effettivamente questi sono, diciamo, i due cruci, questo e il non riuscire a separarsi poi dal personaggio che uno porta in scena sia a teatro che poi nel cinema. Esatto. Ci sono diverse storie di attori che si sono immedesimati troppo e non sono riusciti a scollegarsi dal personaggio. Insomma, esatto. Heath Ledger per esempio fece una brutta fine e quindi sì, come si trova l'attore moderno anche in questo caso a cercare di mantenere il controllo di sé, del personaggio, anche di non portare il teatro o comunque la recitazione nella vita privata? Allora, bisogna prendere il lavoro dell'attore come un vero e proprio lavoro. Quindi i problemi del lavoro rimangono al lavoro, i problemi della casa rimangono a casa e quando la casa è piena si lasciano per strada e quando il teatro è pieno si lasciano per strada. Quindi bisogna cercare di avere una netta distinzione fra quelli che sono i problemi lavorativi inerenti, nel mio caso il teatro, e i problemi che possono sorgere all'interno dell'ambito del nucleo familiare. L'importante è non mescolare le due cose, perché altrimenti si viene a creare un ibrido pericoloso. Bisogna cercare di avere soprattutto una salute di ferro, ma non solo a livello fisico, soprattutto a livello psicologico. Perciò prima dicevo che avevo cercato di smussare gli angoli dei due metodi, Stanislavski e Actor Studio, perché sono veramente molto pericolosi. Tu nominavi Heath Ledger, che è un esempio classico di questo. Molti attori americani che seguono alla lettera il metodo dell'Actor Studio, non è questo per demonizzare l'Actor Studio, assolutamente, per carità, però è vero che molti attori, dopo che hanno interpretato un ruolo particolarmente forte, drammatico da questo punto di vista, hanno bisogno di un periodo di decompressione. Quindi devono stare lontano da tutto e da tutti, altrimenti si viene a creare questo ibrido molto strano per cui il personaggio non esce più e rimane dentro. È famosa la storia di un attore inglese che faceva l'Otello. Per 20 anni fu rappresentato questo Otello a teatro con grande successo, quindi voglio dire, una cosa anche gratificante, ma quando uno tutte le sere è Otello,
alla fine questo poveraccio ha strozzato Desdemona realmente. Cioè l'attrice che interpretava Desdemona è morta sul palco perché lui si credeva realmente Otello e credeva che l'attrice fosse realmente e l'ha strozzata. Quindi è dato, ovviamente è stato incarcerato, ma questo è fuori di dubbio. Però fa capire come le cose debbano essere nettamente separate, distinte. Quindi in questo caso, Cesare, la vita può essere una tragicommedia, un po' come Racconto d'inverno? Beh, senza dubbio, sì. Shakespeare lo sapeva bene, e infatti quando scrive riesce esattamente a darci tutte queste gamme dell'umano, no? Il teatro di Shakespeare ci sorprende sempre perché è come se riuscisse a riassumere tutto l'universo all'interno del linguaggio, e questo è il grande miracolo. E siccome la vita ha tutte queste gamme emozionali di cui si diceva, opere come queste di Shakespeare, che sono molto particolari perché toccano diversi toni, no? Il Racconto d'inverno è un testo strano di Shakespeare perché parte tragedia, poi attraverso il primo flashback della storia della letteratura europea diventa commedia. Ebbene, è come se Shakespeare ci desse una sorta di visione olistica dell'essere umano, cioè tutte le possibilità emozionali dell'uomo racchiuse all'interno di un testo che dura un'oretta e mezza. E questo è un grande miracolo della letteratura. Continuiamo a parlare di qualcosa che ingloba, diciamo, aree e sentimenti diversi. Il prossimo appuntamento che, insomma, Primavera con Shakespeare presenta è il Tito Andronico. E il sottotitolo, da Seneca a Quentin Tarantino. Ci puoi spiegare come possiamo accostare questi due personaggi e tutto ciò che vi è in mezzo? Sì, dunque, il Tito Andronico è un testo eccezionale di Shakespeare per la sua violenza. È un testo veramente cruento, veramente tosto in questo senso. Ma Shakespeare aveva imparato questa violenza sul palco attraverso la lettura di Seneca. Chiunque fosse Shakespeare, noi non lo sappiamo, possiamo solo ipotizzarlo, difficile che fosse quell'attore che si chiamava effettivamente William Shakespeare, perché tra le altre cose che rendono problematica questa identificazione, chiunque gli fosse, era uno che sapeva benissimo il latino, perché in molti passi di Shakespeare ci sono proprio dei calchi da autori come Seneca o Lucano. In particolare da Seneca prende la forza del dolore e della violenza e riesce a tradurla sul palco. Questo non è inusuale nel teatro elisabettiano. C'è un autore contemporaneo di Shakespeare, che è John Webster, che ha effettivamente fatto tutto un teatro di sangue in questo senso. Ed è una lezione teatrale che appunto Shakespeare all'inizio del 600 traduce sul palco per i londinesi, ma che noi conosciamo bene perché un regista di genio nella nostra epoca come Quentin Tarantino ha reinterpretato. Tarantino è davvero geniale perché in lui la violenza non è mai gratuita. È sempre uno spettacolo magnifico e terribile che serve a indicare un'emozione che travolge. Se noi vediamo Pulp Fiction o Kill Bill o più recentemente il capolavoro straordinario che è Django Unchained, tutte quelle scene di violenza che stanno dentro Quentin Tarantino sono profondamente shakespeariane perché partono sempre da un modo dell'anima che esplode. Allora, ecco il sangue, ecco la violenza. E quindi leggeremo il Tito Andronico attraverso due lettori che sono Pamela Olivieri e Rodolfo Ripa, proprio in queste direzioni, cioè da un lato guardando alla fonte di Shakespeare, Seneca e il teatro violento della romanità, e dall'altro lato vedere come questo si è poi tradotto per noi nella nostra epoca postmoderna con quell'opera straordinaria che è il cinema di Tarantino. Voi ragazze vi riconoscete all'interno di questo cinema di sangue e violenza o siete un tipo un po' più soft? Vai tu. Forse ancora soft, ancora un po' soft, sì. Infatti io non avrei mai chiamato Galadriel a interpretare il Tito Andronico proprio per la sua, anche il fiore, per la sua graziosità, sera, quindi troppo delicata. Non mi sarei mai permesso. No, io invece, essendo una grande fan di Quentin Tarantino, tra l'altro ricordo trascinai il mio fidanzato a vedere Kill Bill. Lui mi trascinò a vedere Alla ricerca di Nemo. La vendetta. Come vendetta, sì, beh, erano carini tutti e due. Erano carini tutti e due alla fine. Però, perché come dice giustamente Cesare, al di là, si va proprio al di là della violenza. È un moto dell'anima quello che fa vedere Quentin Tarantino. La violenza non è mai gratuita, come può avvenire in altri film con altri registi. E quindi questo a me piace. Io vedo un fine in quello che fa vedere Quentin Tarantino. In Kill Bill, per esempio, il fine è proprio uccidere Bill. Chiaro, lo quindi dice anche il titolo. Esatto, lo dice proprio il titolo, e anche, tra l'altro, portai il monologo che per un provino di un film, portai il monologo che fa Uma Thurman all'inizio di Kill Bill volume 2. Ho ucciso tutti, sembravo morta. Quando sta dentro la cassa, giusto? Quando sta guidando in bianco e nero. Ok.
sembravo morta, non è vero? E invece ne ho passate di cotte, di crude, e adesso ucciderò, mi manca l'ultimo, il più importante, e allora ucciderò Bill. Abbiamo avuto anche qui un'interpretazione pessima, al momento. Pessima. E quindi suppongo che il tuo film preferito di Tarantino sia Kill Bill, oppure ce ne sono altri? No, anche Pulp Fiction non mi dispiace. Fai 20 anni, se non sbaglio. Sì, dovrebbe fare 20 anni. Quest'anno, quindi insomma. Ero troppo piccola per apprezzarlo quando uscì, ma lo apprezzo molto di più adesso, come tanti film per i quali ero troppo piccola all'epoca quando sono usciti, ma li apprezzo molto adesso. Te, Elisa, affine a Tarantino oppure proprio preferisci altri generi? No, vabbè, io diciamo che cioè sono per la conoscenza in generale, quindi va bene. Poi, vabbè, chiaro, c'è chi piace più una cosa e chi un'altra. Io non disprezzo assolutamente, però magari sì, sono ancora in altri generi, però insomma... Sicuro, poi è in evoluzione, quindi certo, potrebbe apprezzare poi, altro poi man mano. Sempre, si cambia in continuazione nella vita, quindi esatto. Magari domani sarò assetata di sangue. Aiuto. Facciamo attenzione, se la vedete lei, la donna col fiore, si potrebbe essere la più sanguinaria di tutte. No, ci manca più innocente, la più terribile. E prossimi programmi futuri? Non so, spettacoli, collaborazioni? Allora, sì. Si rivolge a me perché recitando insieme, okay. Io ho le date in testa. Allora, facendo parte della compagnia teatrale LOCOS, che è l'acronimo di località Corva 6, come Litfiba, praticamente abbiamo fatto come Litfiba, abbiamo plagiato Litfiba. Infatti ci tengo a precisarlo perché in genere dicono LOCOS, sì. Come Mati, no, Mati, no. Corva. Sì. Però poi tutti non siamo completi, non siamo, però comunque sì. Col fiorellino sanguinaria, capito? Non è che siamo tutti. Allora, abbiamo due spettacoli al Teatro Nuovo di Capodarco. Il primo si chiamerà Crazy Bar ed è uno spettacolino sì, perché è un atto unico, quindi è breve, 45 minuti canonici di spettacolo, scritto con i ragazzi che frequentano i miei corsi di dizione e recitazione a Porto Sant'Elpidio, e è venuto fuori quasi per caso uno spettacolo piuttosto comico che rappresenta le caratteristiche di diversi generi umani che si incontrano in un bar. Infatti è chiamato proprio Crazy Bar per questo motivo. Io sarò la barista, quindi come ho fatto la regista dello spettacolo, così in realtà sono la barista, colei che sta dietro il bancone, che mentre tiene il potere, però. Che detiene il potere, perché gli alcolici li detengo io, quindi non qualsiasi cosa devono chiedere a me. E sarò quella che osserva questa giornata insieme ai protagonisti, le cui caratteristiche, e questo è il bello, sono state scelte dai ragazzi. Quindi ogni ragazzo diceva, per esempio, io voglio fare quello vecchio. Vabbè, allora tu fai quello vecchio, però mi devi scoprire qualche caratteristica, qualche peculiarità del tuo carattere. E l'altro diceva, no, io voglio fare l'alcolizzato. Benissimo, in un bar, chi meglio l'alcolizzato? Ci vuole, fisso. Poi alla fine l'alcolizzato sono io, perché sono la barista, quindi ho miglior cliente di me stessa. Questo sarà il 16 di maggio, mentre il 13 di giugno porteremo in scena Un po' di Valeri, ovvero si basa sul gioco di parole fra Edgar Allan Poe e Franca Valeri. Ho fatto questa unione molto strana fra sketch comici di Franca Valeri e letture dell'horror di Edgar Allan Poe. Ci saranno anche altre letture comiche, però l'idea originale è nata proprio per unire queste due cose, mi piaceva molto l'idea di un racconto drammatico, pieno di buio e di terrore, come può essere un racconto di Edgar Allan Poe, che alla fine però ha quella vena satirica, quasi comica, che rimanda alla satira di Franca Valeri. Quindi in linea generale c'era questo filo conduttore, e questo sarà il 13 di maggio, il 13 di giugno, e mi piaceva tantissimo perché finalmente ho fatto uno spettacolo e ho venerdì 13. Per chi non lo sapesse, in America venerdì 13 è il giorno sfigato. È il giorno sfigato. Mentre qui è il 17, ovviamente. Esatto. Va bene, allora segniamo l'appuntamento, perché ovviamente è un qualcosa, soprattutto quest'ultimo, appunto, che unisce Franca Valeri con Edgar Allan Poe, che può veramente suscitare l'interesse di chiunque. Esatto. Sì, sì. D'accordo, allora grazie comunque per essere venuti. In bocca al lupo per insomma tutti gli spettacoli che avete davanti. Grazie anche a Cesare Catà, che insomma
insomma, presenza quasi fissa ormai, 2 su 2. Grazie anche a Shakespeare che ci ha dato modo, insomma, di poter fare queste cose. Grazie mille a te. Mi permetto di ringraziare Lauri per le bellissime domande, molto competente e molto profonde. Vabbè, grazie, grazie. Grazie anche al pubblico che ci segue. Cosa resta da dire? Noi ci vediamo al prossimo spettacolo. Nuovi ospiti, forse ancora Shakespeare. Ho una novità. Sì, dici. Cioè, vorrei ingaggiare Gaia in diretta per domenica, se ci sei, perché non sapevo di questo monologo di Uma Thurman. Quindi se ci sei, vieni a farci. Il monologo di Uma Thurman? Magari. Beh, lo faccio. Non è lunghissimo, sì. Però, non è lunghissimo. Però lo facciamo. Magari vestita di bianco, sai, come o di giallo. Guarda, io ho comprato addirittura le scarpette che ha Uma Thurman quando è vestita con la tutina gialla. Ah, chiaro richiamo con le righe nere. Esatto, chiaro richiamo a Bruce Lee quando fece The Game of Death, che non è stato completato come film, ma forse il migliore che abbia mai fatto, ma non è stato completato perché è morto. Ironia della sorte, sì, che faceva tanto... Porterò le scarpine gialle, comunque. Okay, quindi ti riconosceremo per le scarpe gialle. Lei è la sanguinaria col fiore, tu sei quella con le scarpe gialle. Ovvio. Va bene, d'accordo. Allora, ricordiamo domenica 13? Domenica 13, alle ore 17:30, di fronte al teatro presso la Sala Castellani, tra Seneca e Quentin Tarantino, c'è Shakespeare con Rodolfo Ripa, Pamela Olivieri e a questo punto Gaia Dell'Isante. Reclutata all'ultimo! Veramente. D'accordo, allora grazie ancora a tutti i presenti, grazie a chi ci sta seguendo e arrivederci al prossimo spettacolo.